dopo tutta la fatica messa per fare quelle fusioni incredibili, ehi là, Chihaya, hai visto che il futuro può cambiare? Allora, la sua sorte è mutata? Diciamole il risultato. Bene, raccontami tutto. Prego, accomodati. Bontà divina! Il suo compagno ha smesso di molestarla. Non riesco a crederci. Eppure, il fato la condurrà comunque verso la sventura, senza alcun cambiamento. Ecco, guarda! E adesso? Oh no, è cambiato tutto! Aia, mi sono fatto malissimo. Cosa? Sono fatto malissimo. La sequenza degli arcani è diversa. La morte si è spostata più avanti, nel futuro. Il fato non è assoluto. No, no, no. Deve essere una specie di trucco. Sei per caso un truffatore? Hai fatto un patto col suo compagno o qualcosa di simile, vero? Assolutamente no. Nessun patto è stato fatto. Allora cosa hai fatto? Nulla che io ti possa dire, Chihaya. L'hai annegato nella baia di Tokyo o l'hai chiuso in un barile di metallo ricoprendolo di insetti? Ok? Deve aver fatto qualcosa di drastico. Io non saprei fare sicuramente nulla di simile. Beh, in effetti, sembra un semplice liceale. Ma non puoi aver fatto una cosa simile senza infrangere la legge. Come può un semplice studente del liceo cambiare il corso del destino? La volontà. Va bene, voglio mettere alla prova il tuo potere. Il potere che hai alterato la predizione dei miei tarocchi. Questa è una cosa che è una cosa seria per una veggente come me. Devo saperne di più. Non devi fare nulla. Siediti accanto a me durante le predizioni. Se dovesse presentarsi un fatto ineluttabile, testerò il tuo potere. Non ci guadagno nulla io però. Sì, forse hai ragione. Oh, ci sono! Ti leggerò il futuro! Per favore, avrai la precedenza rispetto agli altri clienti! Che in realtà... in realtà come potere è un po'... niente di che. Però, ci può semplificare una cosa, che adesso ci sto pensando, ma ci semplifica ancora di più, come ho detto la scorsa puntata, un'altra cosa. Inoltre, conoscendoti meglio, potrò fare predizioni più accurate. Che ne dici? Stringiamo un patto? Altrimenti non so cosa farò per andare avanti. Per favore, ti prego, devo sapere se il fatto può essere cambiato. Ok, va bene, ti aiuterò. Davvero? Sicuro? Ok, sono impaziente di testare le tue abilità. Non darmi buca, ok? Abbiamo stretto un patto. Certo. Ho stretto un patto con Chihaya. Scusatemi. Ah, la droga pesante. A meno che tu non abbia avuto fortuna, non puoi aver commesso così tanti crimini in serie. Forse consultavi qualcuno per ricevere indicazioni dettagliate. Questa volta non te la caverai con la fortuna. Guarda caso, proprio di fortuna, eh? Waru wa Nanji, Nanji wa Naru, io sono te, tu sei me. Appena stretto una nuova alleanza, essa diverrà le ali della ribellione, capaci di spezzare le catene della tua prigionia. Con la nascita di questa persona, la fortuna mi sono concessi i venti sacri che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. Pam, pam, pam. Lettura della buona sorte. È un buon potere. È un buon potere perché con il suo dono di addio sblocchiamo non solo questa abilità, ma tutto quello che è il suo cerchio di abilità. Per fortuna. Il fato può davvero essere cambiato? Se è vero, allora... Che c'è? Oh, si è fatto tardi. Per oggi basta così. L'ora del tuo coprifuoco è passata. Che ne sai tu del mio coprifuoco? Cos'è, tutti gli studenti in Giappone hanno un coprifuoco? Star-san! Ah, vuoi il mio numero, giustamente. Io... ah, mi sono scordata, è il tuo numero. Non sei veggente, non potevi leggerlo dai tarocchi? Io, ci siamo. Ti contatterò presto, quindi vieni per la verifica, ok?
ti consiglio di non piantarmi in asso, altrimenti potrei anche ricorrere alla magia nera. Ci sarò, non ti preoccupare. Bene, il patto è stato stipulato. Mi spiace averti rubato così tanto tempo. Fai attenzione, ci vediamo tra poco. Tra poco. Ci vediamo quando ci vediamo. Anche perché mi hai rubato 100.000 yen, stronza. Un altro giorno passò. Oh, guarda, finalmente possiamo saltare una lezione. Su, cominciamo la lezione. Avete compreso l'argomento della volta scorsa? Prof. Usami è pregata di recarsi subito in sala docenti. Cosa sarà successo? Allora, mi raccomando, studiate da soli mentre mi reco in sala docenti. Con gli occhiali così se ne va. La Kawakami ci ha gentilmente concesso del tempo libero, dovremmo farne buon uso. Allora, qual è il piano? Non lo so, vediamo cosa abbiamo da leggere. Proviamo luoghi della movida. Ok, mi dice qualche nuovo posto da visitare, insomma, niente più niente meno. Hai finito di leggere luoghi della movida? Seaside Park sembra bella ogni ora del giorno, è principalmente una meta per coppiette comunque. Benissimo, ci andrò con una coppietta. Seaside Park, l'avremmo sbloccato anche più avanti, è vero, ma va bene così, dai. Dovresti invitarci qualcuno, ma chi sceglieresti? Ah, riecco l'insegnante. Come fai a sentirla, a vederla, Morgana? Ma alla fine non era nulla di importante. Riprendiamo la lezione. Io, ci è mancato poco. Comunque, grazie a Kawakami abbiamo tenuto un bel po' di tempo libero. Mi ha letto una rivista, non è che abbiamo fatto chissà cosa. Stagione delle piogge. E oggi non ci scrive nessuno, guarda un po'. Peccato che piove, avrei già potuto iniziare a sfruttare bene il nostro patto con Chiaia. Speriamo stasera non piova. A parte Ryuji, mi sembra che oggi non ci sia nessuno. Cacchio, oggi era la giornata perfetta per andare nei memento, non ieri. Visto che non c'è nessuno che mi chiama, stiamo accumulando un sacco di frullati iperproteici e non li stiamo usando, andiamo in palestra oggi. Pensi di andare in palestra? Costa 2000 yen a seduta. Andiamoci, non ci andiamo da un po', Morgana. E io piano piano sto calando sempre di più di soldi. Bravissimo. È da un po' che non venivamo. Cominciamo l'allenamento. Vuoi prendere qualcosa? Il frullato d'importazione. Proteine d'importazione, nei due, che ne dici? Andiamo. Glugete, glugete, glugete. Guarda qui, Morgana, come ti spezzo in due. Beh, sembra pesante, come al solito. Ehi, stai perdendo il ritmo. Ah, cazzo. Ottimo lavoro, continuiamo così. Sembra che ti sia allenato fisicamente e mentalmente. Grazie. 5 HP e 3 SP. Però sembra che anche il frullato abbia fatto i suoi abbia dato i suoi frutti. 5 HP e 3 SP. Dagli. D'accordo, siamo qui da parecchio, torniamo a casa. Va bene. È stato un buon modo per occupare questo pomeriggio. Se non c'è nessuno stasera, ancora andare in palestra non sarebbe male. Sono stanco di vedere pochi clienti nella stagione delle piogge. Oh, Becky! Ah, chissà come mai mi scrivi, eh? Sono un po' triste, perché quello che stiamo per fare è chiudere un altro confidant. Ma è un confidant che mi dispiace chiudere. Nella mia prima run è stato un po' da stronzo, ma ho fatto la romance con tutti i personaggi femminili. Lo so, ma non me la sento di chiuderle. A me dispiace. Oh no, mi dispiace un sacco, Kawakami. Io ti voglio bene, credimi. Ehi, è appena successa una cosa incredibile. Pazzesco, non so nemmeno da dove iniziare. C'è anche una cosa che ti voglio chiedere. Ci riusciamo a vedere oggi, vero? Sento di potermi avvicinare a Kawakami. Ok. Allora, hai intenzione di invitare Kawakami da te? Certo, richiedila. E 5.000 yen. Ciao, che se ne vanno. Grazie. Allora aspettami in camera. Oh, Kawakami. Oh. Sono felice che tu abbia chiamato. Ho grandi notizie. Oggi i tutori di Takase-kun sono venuti a casa mia per scusarsi. Hanno detto che non dovrò mai più mandare denaro e che mi restituiranno il tutto. Wow, allora diventerai milionaria con tutto quello che ti ho dato. Sembravano persone totalmente diverse, come era successo al prof Kamoshida. Ehi, non avrai...
Comunque, è un vero sollievo. Si sono scusati per Takase-kun. Hanno ammesso di aver fatto una cosa terribile. Eh beh, mi hanno anche detto che sono una brava insegnante. Oh, finalmente qualcuno l'ha capito. Così ho deciso che oggi lascerò davvero il lavoro da maid. Oh, che carina Kawakami. Ne parlavo con il capo da quando era in ospedale. Ci hanno messo un po' a coprire i miei turni. Non volevo metterlo in difficoltà. Ora posso finalmente ripartire da zero come insegnante. Mi occuperò degli studenti e otterrò la loro fiducia. Diventerò ciò che desideravo essere, una brava insegnante. Oh, scommetto che quando realizzerò il mio sogno sarò diventata vecchia, ma no, dai, non dire sciocchezze. Sì, hai ragione, sono ancora in una fascia d'età che può essere considerata giovane. Porca troia, ti sbatterei qua sul divano, giuro io. Mi sono sempre potuta affidare a te, padrone. Mi hai aiutato a capire molte cose, perché sei un bravo ascoltatore. Ancora grazie. Oh, cavolo. Grazie per aver usufruito dei nostri servizi, per l'ultima volta. Oggi smetterò di essere la tua maid. Oh, i brividi, poverina, grazie per i tuoi servizi. Per quel poco che hai fatto in sta camera. Grazie a te per essere stato un bravo padrone e per aver trovato ogni volta i soldi da sborsare, altro che... Percepisco un legame sempre più profondo con Kawakami. Oh, rango 9. Il rango dove tutto si fermerà con lei. Oh no. Oh no. Comunque, cosa farai quando smetterò di venire? Riuscirai a pulire tutto da solo? Lo stato di questo posto mi preoccupa, non dirlo a me. Anche la tua dieta non sembra così bilanciata. Mangio solo curry, aiutami. Oddio. E poi non ti sentirai solo, eh? Cazzo, no, non voglio chiudere qua. No, voglio continuare a vederti. Hai la solitudine facile? Non dovresti dire cose simili con tanta leggerezza, ok? Alcune donne potrebbero fraintendere le tue intenzioni. Devo scegliere le parole con attenzione. Lasciare che qualcuno ti faccia lasciare che qualcuno si faccia idee sbagliate è un pessimo comportamento, sai? Ho capito. No, non voglio chiudere con lei perché, Kawakami, io ti amo, ma non posso. Ho deciso di scegliere una sola ragazza in questa run e tu non sei quella ragazza. Anche se ti amo, credimi, non posso, ho capito. Sei stato piuttosto sincero. Sei un ragazzo problematico, ma anche una brava persona. Ti proteggerò, perché sono la tua insegnante. No. Oh, e manterrò anche la promessa iniziale, quella di farti oziare in classe. No. Kawakami, perché? Ci vediamo a scuola. No. Dio mio. Sono triste. Ciao, grazie per oggi. Sulla via di casa mi sono tornati in mente tutti i ricordi di quando ho deciso di fare l'insegnante. Come i giorni in cui frequentavo i corsi di formazione o il primo anno da insegnante. All'epoca avevo fatto qualsiasi cosa per i miei studenti. Mi sembrava di non avere limiti. Ma non so come col tempo l'ho dimenticato. Non è facile ritrovare la determinazione di un tempo, vero? Puoi farcela però. Io credo in te, Kawakami. Grazie di tutto. Grazie, chissà perché quando lo dici sento di poter fare qualsiasi cosa. Strano, eh? D'ora in poi ti assisterò in qualità di insegnante, quindi puoi affidarti a me per tutto, ok? Ma non per una relazione. No, volevo solo dirti questo. Ok, ci vediamo a scuola. Buonanotte. Buonanotte per l'ultima volta, Kawakami. Ah, non la sentiremo più. Non verrà mai più a casa nostra. Se non per i massaggi, però, quella è una cosa extra. Buongiorno, fa ancora caldo oggi, minchia. La scadenza di Kaneshiro è vicina ormai. Abbiamo fatto tutto il possibile, spero che non avremo problemi. Andrà tutto bene, vedrai. Dobbiamo rassicurarla. È la risposta che mi aspetto da chi ha già vissuto tutto questo ben 3 volte. Dunque, se lo dici tu, sì, sono certa che andrà tutto bene. Ah, Kawakami, ho il cuore distrutto in questo momento perché l'abbiamo detto grazie di tutto e addio. Ah, Kawakami,
Mi mancherai. Sai quella sensazione orribile di quando hai la persona a cui vuoi bene e la ami, o la tua ex fidanzata sempre vicina, e c'è quella relazione di un po' odio, amore, un po' di tristezza, quella roba. Ah, vederla ogni giorno farà male. No, oggi si festeggia il Tanabata, la festa delle stelle. Ma non crediate che appenderò delle decorazioni di bambù o scriverò i miei desideri su un pezzo di carta? Quest'anno non sono dell'umore. Ma come? Ti ho appena risolto la vita, praticamente non sei dell'umore. Oh, ma c'è anche un cibo tradizionale associato al Tanaba, proprio come il cioccolato a San Valentino. Bene, Takamaki-san, qual è il cibo tradizionale del Tanabata? Suggerimento, si basa sul mito legato alla festa. Cosa? Sì, cioè... Ehi, Lady Anne è chiaramente in preda al panico, fai il bravo ragazzo, aiutala! Cibo tradizionale? Scusa, Phoenix, aiutami! Quindi, il Tanabata festeggia gli dei che attraversano il cielo stellato per riunirsi una volta all'anno. Potrebbe essere legato a... la Via Lattea. Ah sì, devono attraversare tutta la Via Lattea per raggiungersi. Perciò se il cibo tradizionale è qualcosa che si ispira alla Via Lattea, sarà il somen. Sì, ovvio, la Via Lattea è come una striscia bianca. Che tipo di striscia bianca, giusto? Il cibo tradizionale del Tanabata dovrebbe essere i noodle somen. Bene, il cibo tradizionale di Tanabata sono i noodle somen. In origine in Cina si mangiava una pietanza che noi chiamiamo Sakubei, ok, non so se è giusto, per placare i demoni. Col tempo la pronuncia passò da Sakubei a Sakumen e infine a Somen, un piatto completamente diverso. Restando in tema di diavoli e satanassi, il Somen viene anche chiamato budella di demone. Cercate di ristorarvi con un po' di buon cibo stagionale e preparatevi per gli esami. Akawakami. Grazie per l'aiuto, Phoenix. Bene, Lady Anne sembra sollevata. Sono contento. Pam. Pam parabaram pam. Ci sai fare con lo studio, notevole. Lo so. Non per altro, sono un affascinante, bello, irresistibile. E anche intelligente. Oh. Quindi in questo contesto la sfumatura della frase è l'esatto opposto. Nell'ultimo testo ho visto molti errori, fate attenzione la prossima volta. Ehi, non si dorme in classe. Gli esempi di oggi saranno nel tuo esame d'ammissione, assicurati di saperli. Che succede a Kawakami? In genere sembra sempre così stanca. Stamattina ho parlato con lei del mio futuro ed è stata super gentile, quasi amichevole. Sì, capisco cosa intendi. Mi ha anche dato dei consigli sulla mia ragazza. Oh. Ora che si è ripresa, Kawakami si sta impegnando per essere una brava insegnante. Oh. Oh, Kawakami. Ti amo, ma non lo saprai mai. Porca miseria. Come si fa a non volergli bene? Chi è che mi scrive? 4 persone addirittura. Ho cambiato orario, devo chiederti un favore, la crisi non è finita e ciao. Sei studente, quindi cominceremo di giorno. Non quando piove però, visto che siamo fuori. Vieni di giorno per conoscere il tuo destino e di sera per la prova. Ah, bene. Yusuke, mi dispiace, ma per quanto io ti stia dando precedenza, lei c'ha ancora più precedenza. Perdonami, Yusuke. Visto che già ci siamo, andiamo un attimo a Shinjuku, visto che oggi non piove, e andiamo proprio a parlare con Chihaya, così vi mostro quello che vi dicevo. Allora, facciamoci fare una lettura. D'accordo, accomodati. Che tipo di lettura desideri? Ecco, queste sono tutte quante le sue opzioni, diciamo. Ma ho appena realizzato una cosa. La stronza non ci ha sbloccato tutto, veramente. Manca una cosa. La stronza qui non ci ha sbloccato la lettura che a me serviva, e io questo non lo sapevo. Quello che volevo da lei era tutta la sua lista di letture. E ok, l'abbiamo ottenuta. Ma ne manca una. Quella che attiva l'allarme costantemente. Cosa voglio dire? Quando attiviamo la sua lettura, questa lettura speciale che attiva gli allarmi, il numero di nemici che ci serve da uccidere per attivare l'allarme è ridotto. Ma proprio si attiva una volta ogni 2 nemici praticamente. Il punto è che si ottiene con l'ottavo livello del suo confidant. Ma io pensavo si attivasse anche in un game plus. Invece no, ci dobbiamo fare il culo per averlo. Chihaya,
Se prima mi stavi sulle balle, ora mi stai ancora di più sulle balle. Ti odio, porca miseria. Vabbè, non sprechiamo la lettura e facciamoci dare l'affinità. Pensa a una persona a cui vorresti essere più vicino. Voglio essere vicino a Kasumi, dai. Questa lettura ti costerà 5.000 yen, mi costi quanto Kawakami e non mi fai nulla di utile. Fatti fare una lettura. In realtà a noi non ci serve, ma visto che già ci siamo, dai, buttiamo proprio così i soldi. La prossima volta, se stasera sei libera, mi faccio fare una cazzo di lettura e mi devi aiutare con Akechi, stronza. D'accordo, ci siamo. I tuoi sentimenti dovrebbero aver raggiunto l'altra persona. Scommetto che ora puoi rafforzare la vostra amicizia. Beh, per oggi è tutto. Spero di esserti stata utile. No, per niente. Spero che tu sia rimasto soddisfatto della tua sorte. Ti aspetto di nuovo. Ma vaffanculo. Rispondiamo a Kasumi. Senpai, oggi devo chiederti un favore. Non c'entra molto con la ginnastica, ma ti andrebbe di accompagnarmi in un piccolo shopping tour? Sento di potermi avvicinare con Maria, sento di avvicinarmi a Kasumi. Allora, vuoi passare un po' di tempo con Yoshizawa? Andiamo. Anzi, fammi vedere a che punto siamo. Rango, rango 3, perfetto. Senti, potermi avvicinare. Ok, vuoi passare il tempo? Sì. Maledizione sto telefono, Yoshizawa, cambialo. Kasumi non risponde. Grazie, rinvio, grazie. Scusa, il mio telefono impazzisce di nuovo. Per ora sembra funzionare. Dunque, riguardo al posto, è a Kikyoji, conosci, no? Ti invio la posizione del negozio, ti aspetto. Ok, arrivo subito. Scusa se ti ho trascinato fin qui, ho bisogno di un paio di occhiali. Che caruccia che è con quella divisa lei. Era da un po' che volevo venire qui, ma non ne ho mai avuto l'occasione. Vuoi comprare qualcosa? Ma pensa un po'. Sì, voglio fare un regalo al mio papà. Sembra un esperto di occhiali, quindi volevo chiederti un consiglio. I miei sono solo di bellezza, quindi. Vuoi provare qualcosa per me? Vedendoteli indossati riuscirò a farmi un'idea. Certo, come no. Grazie mille, davvero. Guardiamo un po'. Che ne dici di questi? A vederli adesso, nel Game Plus, quel paio di occhiali mi sembrano gli occhiali del protagonista del quarto persona. Vediamo se ce li fa. Sì, sembrano i suoi. Wow, questi sono quelli giusti per te. Ti stanno benissimo. Tu che ne dici? È un look moderno. Mi sembrano i suoi. È vero, sono anche la moda. E il bello è che ti aiutano anche a vedere meglio. Questi potrebbero essere quelli giusti. Non penso che tuo padre piacerebbero, però. Giusto. Forse sono un po' troppo trendy per mio padre. Ma dai, ma i tuoi consigli mi sono stati molto d'aiuto. Ti andrebbe di curiosare in giro ancora un po'? Certamente. Grazie, mi sto anche divertendo un po'. Aumentiamo il ritmo. Dai, butta su altri occhiali. Wow, sembra un rappresentante. Ma c'è qualcosa che non va in qualche modo. Effettivamente. Ok, questi direi proprio di no. Questi sì che fanno colpo. Ma le persone potrebbero ignorarti e ricordare solo gli occhiali. Vabbè. Sembra una star di Hollywood. Se li indossasse mio padre però sembrerebbe losco. Uno della Yakuza sembrerebbe tuo padre. E questi che ci fanno qui? Quasi quasi li prendo io. Questo non è un negozio serio, mi sa. Scusa, non riesco a decidermi. Ce ne sono tanti belli, ma non ho ancora trovato quelli giusti. Vai distinto, allora. Prendi quelli che pensi che gli piacerebbero. Sì, hai ragione. Sono io quella che dovrebbe decidere. Sceglierò questi. Mi fiderò del mio istinto. Prendo questi. Non saprei come descriverli. Mi sembrano proprio perfetti per il mio papà. Ottima scelta, sei stata brava. Patte 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 sulla testa. Sì, credo che questi vadano bene. Bene, gli piaceranno di sicuro. Grazie infinite per avermi accompagnata qui oggi. Sarà un bellissimo regalo ed è tutto grazie a te, Star Senpai. Di nulla, avessi fatto qualcosa. Mi aspetto una ricompensa. Certo, fa parte dell'accordo, giusto? Dopo potremo allenarci al parco in Okashira. Sempre lì finiamo.
Se devo essere sincera, la scelta degli occhiali mi stava facendo venire ansia. Oh, quanti problemi per nulla, Yoshizawa. Pensavo solo a cosa sarebbe successo se non fossi riuscita a scegliere o se avessi scelto male. Ecco, ho già fallito con la ginnastica e la mia cucina fa schifo. Ma no, cucina sulle guance, piccolina lei. Dopo aver ceduto così spesso alla pressione, avevo paura di rovinare tutto di nuovo. Più ci pensavo, più mi sentivo vuota, come se non fossi più me stessa. Ci passiamo tutti, è normale sentirsi di schifo. Anche tu sai cosa si prova, Star Senpai? Non sono la sola. Penso di aver cominciato a capire quello che voleva dirmi la coach. È facile dire di essere in difficoltà e smettere di lottare, ma forse per scoprire chi sono davvero devo imparare a conoscermi più a fondo. Mi deprime un po', ma allo stesso tempo mi sento a un passo dal ritrovare la fiducia in me stessa. E grazie al tuo aiuto voglio impegnarmi ancora di più per fare in modo che accada. Oh, lo faremo insieme, credimi. È strano, non so se dovrei sentirmi così. Lei, a me dispiace dirlo, ma io non penso, non lo so ancora con certezza, ma non penso che sceglierò lei come confidante amoroso per un semplice fattore che riguarda il suo addio, diciamo, il suo arrivederci. Sembra veramente buttato lì per esserci il suo addio e mi dispiace questa cosa, mentre gli altri è molto sofferto. Però lei è l'unico confidant che fin dall'inizio ti fa capire che lei è interessata a noi in modo amoroso. Ma questa cosa del suo addio non riesco a mandarla giù. Ma proprio mi ha lasciato con l'amaro in bocca. Perché nel dire non so se dovrei sentirmi così, si capisce che lei pum pum ha avuto un balzo al cuore e sta capendo: cazzo, forse sono innamorata di lui. Voglio esibirmi al meglio, non solo per me stessa ma anche per te. Esatto. O qualcosa del genere. Sto ancora cercando di migliorarmi, ma spero che potremo anche aiutarci a vicenda. Oh, Kasumi. Yoshizawa-chan, piccolina. Gancio a catena ti permette di effettuare un'imboscata a distanza attaccando con il rampino. È un'ottima abilità questa, perché già con l'uccisione istantanea passiamo proprio, ciacre, ammazziamo con una trincata alla gola. Con questa abilità, non volendo uccidere istantaneamente, spariamo la ragnatela di Spider-Man, ci avviciniamo e li colpiamo. Ora dovremmo passare all'allenamento. Forse potremmo fare degli esercizi di difficoltà intermedia. Sì, dai, ci sto. Dopo lo stretching mi sono allenato con Kasumi. Grazie all'allenamento mi sento molto più resistente. 5 HP. Oh, Maruki, ho bisogno dei tuoi 5 SP io. Dovrei andare, ci sentiamo presto. Ciao, Kasumi. Piripipip. Ciao Star Senpai, scusa, sei disponibile per parlare adesso? Ho già dato a mio padre gli occhiali che abbiamo preso oggi, gli stanno anche meglio del previsto, era davvero felice. Dovresti essere più sicura di te, fidati del tuo istinto. Lo so, hai ragione, ma mi sento più sicura di me grazie al tuo aiuto. Dopo averti parlato, sento che anche le mie gare andranno meglio. Sono stanca di preoccuparmi, darò sempre il massimo a prescindere dalla sfida. Brava. Ma un gesto vale più di mille parole, giusto? Dimostrerò di non essere brava solo a chiacchierare. Ok, meglio che vada, spero di parlarti di nuovo. Oh, Kasumi, quando sei caruccia tu. Ti voglio bene, ma non penso che ti sceglierò. Kaetaka. Chi è che mi vuole? Voglio metterti alla prova. Di già, così spudorato. Allora, c'è anche l'ubriacona. Che palle che è lei. Cioè, veramente, è l'unico confidant che... L'ubriacona, la giornalista, è l'unico confidant che non mi ha dato nessun tipo cazzo di emozione. Zero totale. Nonostante la sua storia sia pressappoco. Non è interessante, è pressappoco interessante. Non mi ha dato niente, ma proprio... E io vorrei provare ad aumentare Mishima, anche se Mishima non ci serve. Chihaya invece dobbiamo portarla all'8, anche perché il nostro amico Akechi-kun non c'è. Il che mi rende triste. Facciamo una verifica. Ti stavo aspettando, facciamo la verifica. Scoprirò di sicuro il tuo trucco. Non credere che ce la farai. Senti di potermi avvicinare. Cosa vuoi fare? Vuoi passare del tempo con Chihaya? Certo, visto che ci siamo. Ah, stavo per fare una lettura a un cliente. Per favore, rimani e stai a guardare.
Beh, io vado a farmi un giro. Fammi sapere quando sei pronta ad andare via. Ma io non ho ancora capito come facciamo a chiamare Morgana per andare via. Buonasera. Salve Mifune Sensei, sono impaziente per la sessione di oggi. L'ultima predizione è stata perfetta. A proposito, chi è questo ragazzo? Oh, non preoccuparti, è solo un apprendista. Consideralo come una specie di peluche a grandezza umana. Guarda che capelli soffici. Oh, grazie. Sì. Un momento, quindi lavora per una donna, pur essendo un uomo? Ah, una cosa impensabile dove lavoro io. Quindi è successo qualcos'altro al lavoro? Sì, un mio collega si è preso tutti i meriti di un progetto a cui avevo dato tutto. E sai cosa mi ha detto il capo? Che è l'ordine naturale delle cose, perché sono una donna. Terribile! Per questo sto pensando di licenziarmi e avviare una mia attività. Ci penso da un po' in realtà, però non so se sarò in grado di trovare il mio posto sul mercato. Consultiamo i tarocchi, potenze celestiali, svelate la verità. Vediamo cosa esce. Tacete. Vorrei dare un'occhiata approfondita alle carte per vedere effettivamente cosa c'è. Credo che quella in basso a sinistra sia la papessa, però le altre, adesso come sto guardando, non riesco a riconoscere cosa siano. Sì, ho visto ogni cosa. Ah, le carte sono rovesciate. In parole povere, la tua attività è destinata a fallire. No, che posso fare? Mi dispiace, ma in questo caso il fatto è ineluttabile. Ineluttabile. Che ne pensi? Hai ascoltato? Come possiamo aiutare questa donna, oppressata dalle barbarie di un ambiente lavorativo maschilista? Suggerisci di arrendersi, risveglia il cuore del capo, incoraggiala. Cosa? Devi essere un idealista se credi che possa funzionare. Per inciso, cosa le diresti per incoraggiarla? Aria! Così a caso, ribalta il tuo fato. Non credere che il destino sia ineluttabile. Non essere irresponsabile, non è un'opzione. Come pensi che possa opporsi a un fatto in cui non si può fuggire? Ribaltare il fato. È vero, non devo seguire le regole della società oppressiva. Brava signora! Posso farcela, cambierò del tutto il mio settore ormai antiquato. Brava. Ho deciso, lascerò il lavoro e avvierò la mia azienda privata. Se anche dovessi fallire, almeno non perderò tempo lavorando per quel bastardo sessista. Brava signor. Grazie giovanotto, mi scusi Mifune Sensei. Sei troppo irresponsabile Star Sun. La tua cattiva sorte è fin troppo chiara. Sei uno stronzo, mi fai perdere i clienti. Le carte mi daranno di certo ragione. A parte che ogni volta che le gira sono sempre uguali nelle stesse posizioni, però... Cosa? L'ordine delle carte è cambiato! Il suo futuro nel lavoro prevede un successo straordinario! Cosa hai fatto? Sei un... sensitivo! Hai usato i tuoi poteri per cambiare la sequenza delle carte! Con i miei poteri divini posso spedire all'inferno le persone come te! Dio mio, che cattiveria! Sì, deve essere così. Non può andare diversamente. Il fatto non si può cambiare. Il fatto è assoluto. Così deve essere. Dovresti aprire un po' la tua mente, invece. Potrebbe non essere una cattiva idea. Ma se così fosse, come potrei mantenere intatto il business delle pietre sacre? Cosa? Comunque, hai cambiato già due volte il corso del destino. Sembri sempre davanti ai miei occhi. Questo processo di verifica si sta rivelando più utile del previsto. L'unica cosa inutile è il fatto che tu non mi abbia dato l'unica cosa che mi serve, stronza maledetta. Grazie, veggente numero 2. Yes. Tornerai presto, vero? Promettimelo. Così, promettimelo. Beh, per oggi può bastare. Buonanotte. Oh. Prima non mi crede, poi mi insulta e poi ciao, buonanotte. Stavo dicendo, vibra solo il telefono. Ciao, parlo con Star Sun. Ho dei dubbi su quello che è successo oggi. Quindi passerò subito alla mia domanda. Al momento sei di fronte a casa tua, giusto? Certo che lo sono. Vedi, è esattamente ciò che ha detto la predizione. Il fatto è assoluto. Sei ancora vestito? Sì, sono fuori casa. Visto, avevo ragione. Se tutti potessero cambiare facilmente il proprio destino, la vita sarebbe una passeggiata. Certo.
Questo è il motivo per cui volevo verificare con te. Promettimi di passare ancora alla mia bancarella. Sì che te lo prometto, per il semplice fatto che devo arrivare al rango 8, mannaggia a te. Ok, ci sentiamo dopo. Ciao anche a te allora. Maledizione, ti odio. Credetemi che anche durante... Che bello il cielo stellato così. Credetemi che anche durante tutta la prima run io ce l'ho avuta a morte con lei. Ce l'ho avuta a morte perché uno, mi aveva rubato 100.000 yen, porca miseria. E due, ogni cazzo di cosa. Non è possibile, come hai fatto? Sei stato bravo, mannaggia al cazzo. Grazie al cielo che sono bravo. Vediamo Chinatown. Oh, la Chinatown di Motomachi, eh? Wow, dalle foto sembra proprio un posto vivace. Minchia, proprio bella. Anche a Milano, come già vi ho mostrato tempo fa, c'è Chinatown ed è piena di roba. Veramente, io ogni volta che ci passo faccio un sacco di compere. C'è di tutto, dalla cucina tradizionale allo street food, come i ravioli al vapore. Sembra un posto divertente da esplorare, perfetto per scoprire nuovi sapori. Un posto perfetto per Ryuji, in pratica, questo. Papanam. Hai finito di leggere dolci cinesi? Ci sono un sacco di negozi a Chinatown, eh? Il posto perfetto per Ryuji è per farlo spendere e ingrassare. 4.000 anni di storia, wow. Non vedo l'ora di andarci davvero nella vita. Dovresti invitare qualcuno a visitare Chinatown di Motomachi insieme a te. Oh, siamo quasi alla stazione, perfetto. Ho bisogno di qualche libro in più da leggere. Ah, chi ci scrive oggi? Come va? E voglio metterti alla prova, è quello di ieri. Ti sei preso cura del tuo fisico, minchia? Molti dei miei pazienti si sono ammalati di colpo recentemente. Tu stai bene? Posso visitarti se vuoi. Takemi ti sta aspettando in clinica, vuoi andare da lei? Un attimo, devo andare a prendere una persona giusta, mi sa. Oh, Yusuke! In questi giorni ancora... Porca di quella miseria, io sono stupido veramente. Ti devo far duplicare le carte eppure non passo mai da te. Pensiamo all'accordo. Allora, mi devi duplicare questa volta un attacco fisico. Iniziamo da Gigantomachia. Quindi vuoi far replicare Gigantomachia? Assolutamente. Va bene, dammi le carte. Sono stupido, sono dannatamente stupido. Perché abbiamo passato quanto? 3 giorni forse? 2? E non gli ho fatto duplicare nulla. Sono stupido. E rieccoci qua. Un'ora di registrazione rifatta in 5 minuti solo per insegnare Mano di Dio e Lama Danzante a Yusuke. E adesso gli insegno Gigantomachia. Te Yusuke, duplicami anche questa per favore. Ora tutti e 3 gli attacchi fisici che mi servivano che Yusuke imparasse, ce li abbiamo. Ci mancano ancora un paio di cose che Yusuke impari, tipo debilitazione, potenziamento, ma per adesso va bene quelle di attacco. Tu cos'è che dovevi imparare invece, Tsukiyomi? Devi imparare Amplifica Maledizione e ti serve un livello per apprenderla. Ti serve o Assorbi o Annulla o Repelli Nuke. Quella ce l'abbiamo, ma la devo insegnare a Yusuke. Ti rimane un posto libero e a questo punto ti metterei Guarigione Istantanea, visto che possiamo. Debilitazione lo insegniamo ad Alat, al posto di Assorbi Maledizione. A Izanagi no Okami, visto che Debilitazione non gli serve. Servirà, anche a lui metterei guarigione istantanea. Oppure potrei metterti discepolo sagace che ti aumenta il critico. Discepolo sagace invece dovrei metterlo a Kaguya, secondo me, al posto di rifletti attacchi fisici. Ora che finalmente Yusuke ha imparato tutto quello che gli serviva, possiamo andare da Takemi. Andiamo subito. Capisco, grazie, ti aspetto. Anche tu, per l'ultima volta ci vediamo. Due donne incredibili, io gli sto per dire di no. Sono qui per fare il nostro ultimo test clinico, Takemi. Oh, ho fatto progressi con il farmaco. Che ne dici di dare una mano? Allora, che intenzioni hai? Di chiudere il rapporto anche con lei, Morgana. Devo incontrare una persona al parco Inokashira. È vicino, vero? Andiamo. Sto per dire addio anche a lei. Tutti i dati e i campioni del farmaco sono in quella valigetta. Mi faccia sapere se le serve altro. In base a ciò che ho letto nel rapporto che mi ha inviato, i risultati sono incredibili. Faremo un ultimo test con la nostra attrezzatura e saremo pronti per il trattamento su Miwa-chan. Oh, Miwa. Perfetto, ora è tutto nelle vostre mani. E così, lui è il ragazzo dei suoi studi? Sì, è la mia dolce cavia. Ha scelto una strada rischiosa, ma sono contento che l'ha seguita a tutti i protocolli di sicurezza. Prenda in considerazione l'offerta di cui abbiamo parlato, va bene? Ok, la chiamerò più tardi.
Guardala, come fai a non sceglierla? È bellissima. È una dottoressa gotica. È una dottoressa gotica. Io gli sto per dire di no. Io gli sto per chiudere il rapporto. Oh no, no, no. È il medico che segue Miwa-chan. Guarda caso, era un mio senpai all'università. Visto che il farmaco era praticamente finito, gli ho spiegato tutto. Devo ringraziarti ancora. Non ce n'è bisogno. Tutto questo è possibile perché hai aiutato con i test clinici. L'ho fatto per te io. Non l'ho fatto per gli esami. Vaffanculo gli esami. È stata dura. Lo immagino. Anche se io mi sono divertita, lo so. In base alla mia visita delle loro strutture e ai discorsi fatti con i loro ricercatori, credo che riusciranno a completare il farmaco nei tempi stabiliti. Il risultato finale non dipenderà da me però, a meno che non accetti la loro offerta. Cosa? Mi vogliono assumere. Mi è stato offerto il posto di capo del settore ricerca e lo sviluppo dell'ospedale. Quindi dovrò chiudere il mio studio. Dovresti accettare, credimi, sarebbe la soluzione meno dolorosa per me. Inizierò il mese prossimo, purtroppo la clinica medica interna Takemi è al capolena. Oh, fai bene. E i tuoi pazienti? Dirò loro di trasferirsi all'ospedale e mi assicurerò che abbiano la priorità. Sembri agitato, la cosa ti sconvolge così tanto. Scherzo. Mi hanno davvero proposto il lavoro, però non ho intenzione di chiudere lo studio. Mi piace fare il medico generico, ma continuerò a lavorare con loro per lo sviluppo di nuovi farmaci. Quando la medicina sarà completata, potrò vedere Miwa-chan e avere la mia ricompensa, il suo sorriso. Oh, devo anche darti ciò che ti spetta. Penserò a qualcosa da offrire alla mia dolce cavia per aver mantenuto la sua parte del patto. Dio mio, Takemi, Takemi. Quando pensavi che avrei chiuso questo studio eri davvero preoccupato. Eh già, mi hai sempre detto di farlo per gli esami di ammissione, ma andiamo, sul serio. Credo sia ora di essere sinceri, va tutto bene, puoi dirmelo. Perché continuavi a venire da me? Perché io volevo vederti. Perché non mi dici la verità sul motivo per cui continui a venire da me? Perché volevo vederti. È questa la realtà, Takemi. Sul serio, perché volevi vedermi? Non dirmi che sei innamorato di me o roba del genere. Certo che lo sono. Certo che lo sono, Dio mio. Secondo te? Sei stranamente esitante, però mi hai strappato un sorriso, perciò grazie. Si sta facendo tardi, dovresti andare. Passa a trovarmi quando vuoi. Ah, Takemi. Mi mancherai. Ci vediamo. No, non ci vedremo più invece. Non ci vedremo più. Ehi, Cavia, grazie per essere venuto. Ho affidato il farmaco a una persona fidata. La cura verrà realizzata come da programma. Qualcosa mi dice che senza di te non sarei mai arrivata fin qui. Grazie di tutto. Mi sei rimasto accanto anche quando gli effetti collaterali avrebbero potuto ucciderti. Non potevo sperare in una cavia migliore di te. Certo che non potevi, io ti amo. Sono felice che ce l'abbiamo fatta, però. Sono davvero contento per te. Beh, prima di diventare una terapia necessita ancora di qualche ritocco, c'è ancora tanto da fare. Ma sono certa che a breve potrà aiutare Miwa-chan a sorridere. E non ho dimenticato tutto quello che hai fatto, vedrò di adeguare il tuo compenso. Ok, ora metto giù. I test clinici sono finiti, ma puoi passare quando vuoi per fare scorta di farmaci. Puoi anche farti altri controlli, prevenire è meglio che curare, no? Posso visitarti quando vuoi. Oh, due distrazianti, veramente. Veramente, la sofferenza.
La scadenza è domani, andrà tutto bene. Le foto sono sparite, non ha più il potere di minacciarci. Sempre se possiamo fidarci di quello che ha detto Kaneshiro. Non dire cose inquietanti. Non possiamo ancora rilassarci. Alla fine la polizia potrebbe ancora rilasciarlo. Sul serio? Sì, a meno che non abbiano in mano prove schiaccianti come una confessione. Andrà tutto bene, ragazzi, fidatevi. In effetti, sembra esserci un po' di movimento. In effetti, mia sorella mi ha scritto dicendo che stasera non sarà a casa. È possibile che la polizia abbia trovato qualcosa di importante. Oh, significa che è andata! Il tempismo è perfetto, direi che possiamo solo sperare. Starò sveglio tutta la notte a guardare il telegiornale per scoprirlo. Non credo che la butteranno subito la notizia, Ryuji, però... Oh, una serata libera? Non ci scrive nessuno, davvero? Allora, Kikyoji non c'è nessuno. A Shinjuku, volendo, c'è Mishima. Possiamo passare questa serata in maniera più produttiva, visto che, mettendola sul punto di vista della storia, abbiamo sconfitto Kaneshiro e domani esce la notizia. Andiamo a giocare a biliardo. Oh, Akechi-kun, perché non ci sei? Benvenuto! Vuoi giocare a freccette o a biliardo? Per 800 yen fai quel cavolo che vuoi. Voglio giocare a biliardo. Ok, chiamiamo gli altri e riuniamoci. Partita a biliardo? Certo. Grazie, sono 800 yen, buon divertimento. Grazie a te invece. Allora, invitiamo. E alla fine non è che giochiamo, mostriamo solo quanto siamo bravi noi a giocare a biliardo. È questa la realtà. Già, non vedo l'ora di giocare, cominciamo. Miau. Takete. Che postura unica, che bellezza. Dipingimi, Yusuke. Dipingimi come fossi una modella francese. Il modo in cui queste palle sono disposte, ho bisogno di fare un tiro difficile. Oh, stai per fare quel tiro? Sì. Clankte. Wow, è stato bravissimo. Bene così, quel colpo dietro la schiena è stato pazzesco. Che vista mesmerizzante. Sei riuscito davvero a piazzare quel tiro. Ecco perché sei il nostro leader. Perché so giocare a biliardo. Sembra che la tua sfida abbia toccato il cuore di tutti. Bella, fratelli. Danno tecnico rango 2. Questo aumenterà ancora di più i danni che farà Raul, credetemi. Anche se non vince, è divertente spedire le biglie in buca. Mi fa piacere che tutti si siano divertiti. Devo ammetterlo però. Giocando a biliardo sembra che tu abbia imparato a porti in maniera più elegante, eh? Sono aumentato di fascino, guarda qui che bellezza. Oh. L'importante è il danno tecnico, il resto me. Non ti eri comprato una stecca? Sembra che tu non abbia avuto l'occasione di usarla oggi. Beh, non puoi imparare tutto del biliardo in una sola volta. Giochiamo ancora un altro giorno. Assolutamente. È stato uno spasso, devi invitarmi di nuovo qualche volta. Certo, siamo una squadra. Chi dovrei invitare se non voi, ragazzi? Ci vediamo allora.